Quanto tempo dall'ultimo video? Tantissimo. Non dico più niente, non dico, lo so, scusate, c'è stato quello, c'è stato altro. Non ho potuto fare video, questa è la verità. L'estate per me è un periodo un pochino più complicato perché comunque ho la bimba a casa dall'asilo, quindi o sono al lavoro o sono con la bimba e girare video con la bimba, almeno io, non riesco a farlo. Allora, volevo fare così, giusto per salutarci, un video veloce sui preferiti della mia estate. Preferiti, make-up, abbigliamento, cibo, varie cose. Allora, comincio subito perché non voglio che sia un video lunghissimo, perché devo ricominciare, a breve inizierà l'asilo, devo ricominciare a organizzare tutti i miei video. Tornerò presto, ve lo prometto. Con una serie anche di video dedicati alle mamme, ad alcuni problemi, insomma, legati al mio lavoro e tante idee che ho in testa. Ma cominciamo subito con il make-up. Allora, partiamo dal presupposto che durante l'estate mi sono truccata pochissimo, se non chiaramente quando andavo al lavoro. Diciamo che le cose che ho usato di più in assoluto sono state il mascara e il rossetto gloss. O gloss, insomma, per le qualcosa per le labbra. Sono stata in ferie 2 settimane, durante le 2 settimane non mi sono truccata mai. Ho sempre utilizzato solo la protezione solare, quella che ho preso all'inizio dell'estate, che vi ho fatto vedere sul video dei solari, quella compatta, proprio come una terra per il viso, con la protezione 50, ho sempre usato solo quella. Se non la sera, quando uscivamo, giusto mascara e rossetto anche in quel caso. Quindi, i preferiti per l'estate sono sicuramente dei prodotti per le labbra, in particolare delle matite e un gloss che ho acquistato quest'estate che mi è piaciuto tantissimo e mi ha lasciato piacevolmente sorpresa perché non pensavo che avesse questo effetto su di me. Io devo dire che uso pochissimo i gloss perché mi piacciono, però dopo i 40 succede che una cosa sgradevolissima, quando usate un gloss o comunque un rossetto luminoso, tende ad andare nelle famose pieghette della bocca, non essendo più una bocca giovanissima. E per questo motivo io tendo a eliminarli, perciò mi piacciono tanto le tinte labbra perché una volta applicate rimangono lì, non si muovono. E devo dire che il gloss che ho utilizzato fino a questo momento, la maggior parte, mi faceva questo effetto bruttissimo, tra cui alcuni gloss anche Dior bellissimi, ma che io non riesco a utilizzare neanche usando la base sotto perché mi si spostano e a me è un effetto che fa veramente orrore. Devo dire che ho preso questo gloss per curiosità, avevo visto tante recensioni su YouTube e l'ho voluto provare. È l'Instant Light di Clarins, l'Éclat Minute, detto in francese, oppure Instant Light. Nella colorazione questa è la 06, che come potete vedere, anche ora ve la faccio vedere, è un colore neutro. Veramente un colorino, non si riesce neanche a percepire probabilmente. È un colore neutro, lucidissimo, che come ho utilizzato? Ho utilizzato abbinandola a due matite che sono quelle che ho utilizzato di più in tutta l'estate. Sono due matite contorno labbra della Kiko. Io ho usato le matite tutta l'estate come contorno, ma anche per riempire proprio il colore, per riempire le labbra, e sopra ho messo il gloss per dare lucidità. In questa maniera mi sono trovata benissimo e devo dire che questo gloss non mi è mai andato nelle pieghette. Si è fissato lì bellissimo, una lucidità estrema, una luminosità, una brillantezza, confortevole sulle labbra, non appiccicoso. Ce l'ho anche adesso sulle labbra. Mi sono trovata benissimo, esistono in diversi colori. Io ho preso questo perché comunque è un colore neutro che va bene con tutto, cioè qualsiasi matita voi mettiate sotto, sopra il gloss che rimane comunque neutro, prende il colore, chiaramente si vede il colore della matita sotto. In particolare le più utilizzate per l'estate sono state la 303 di Kiko, queste qua, queste Creamy Color che si fissano benissimo.
Devo dire, questo è un colore così naturale. C'è un po' di rumori fuori. Non so se sentite un po' di trambusto. E questa invece che è un pochino più scura, che è la 315. Questa più scura. Questa. Ecco, contorno labbra, riempimento e gloss. Questo è stato il mio in assoluto il mio rossetto per l'estate, sia per il lavoro sia per la sera quando uscivo e basta. Poi, quelle rare volte che mi sono truccata gli occhi, perlomeno quando per andare a lavorare, ho cercato di usare prodotti piuttosto facili, piuttosto veloci, perché la mattina presto, il caldo, cioè non c'ho voglia di stare a fare sfumature, cose un po' troppo complicate. Mi sono trovata benissimo con questo prodotto di Wycon, che è un acqua shade, è un ombretto liquido, con un applicatore fatto proprio così a spumettina di questo color bronzo bellissimo, luminosissimo sugli occhi, un colore veramente stupendo. L'ho usato tutta l'estate perché poi quando si fissa non si muove più. La mattina velocemente una passata sopra la palpebra mobile di questo, un pochino di linea leggermente sfumata con la matita, mascara e basta. Ultimamente sto cercando soluzioni sempre più veloci, sempre più comode, senza stare a fare, ripeto, troppe sfumature perché sono sempre di fretta e non ci voglio. Ora vi faccio vedere poi quando si asciuga come rimane. Non si sposta, però devo dire che si strucca benissimo. Niente, questo per quanto riguarda il make-up. Per quanto riguarda l'abbigliamento, no, prima finisco con i prodotti per la cura della persona. Prodotto capelli dell'estate è stato sicuramente questo prodotto che vi avevo già fatto vedere in un video come acquisto. Questo fluido lattiginoso per i capelli di Fito ha un'azione districante sulle punte, un'azione di dare luminosità, dà luminosità ai capelli veramente, soprattutto l'estate col mare. Anche ora devo andare a tagliarli perché sono veramente ormai cotti dal sole. Devo dire che questo mi ha aiutato tantissimo, più che altro proprio li rende morbidissimi, rende i capelli soffici, morbidi, al tatto, luminosi. Sono a metà perché ne basta veramente pochissimo, si dà sui capelli umidi, solo sulle punte, prima di procedere all'asciugatura sia con phon oppure se uno li lascia asciugare al sole, ecco. Mi è piaciuto tantissimo, quindi il mio prodotto per l'estate è sicuramente questo di Fito. Per quanto riguarda l'abbigliamento, devo dire che ho fatto un po' di shopping con i saldi, come tutte, non ho fatto video, non sono riuscita a farvi vedere niente. Avevo preso per me alcune cose prima dell'estate, però anche lì non sono riuscita a farvi vedere. Vi faccio vedere appunto ora alcune delle cose che avevo preso, perché per me quest'estate è stata l'estate delle tute, perché le trovo un capo d'abbigliamento comodissimo, non solo pratico ma anche carino, veloce, che non richiede diciamo troppa fatica, perché io spesso devo abbinare, allora metto questi pantaloni, non so cosa mettere sopra, oppure ho il sopra, però cioè star lì a pensare quando poi uno ha poco tempo, allora le tute sono secondo me una soluzione eccezionale, perché uno si mette quella, non c'è bisogno di altro, qualche accessorio e si è subito carine, subito pronte. Allora, ne ho acquistate diverse, vi faccio vedere in particolare due che sono quelle che ho usato di più in tutta l'estate, e una è questa.
una tuta, è un color verde bottiglia, pantalone, sotto al pantalone. Questo è un color verde bottiglia con tutti i pois che sono blu scuro. Allora, questa è carinissima. Sotto chiaramente ho un top, ho una fascia, ho una t-shirt, ho una canotta nera, comunque qualcosa perché così è bella scollata. Si può usare anche da sola, però insomma rimane anche leggermente trasparente. Io preferisco sempre mettere anche una semplice canotta nera sotto. Allora, i pantaloni sono, non so se riesco a farveli vedere, aspettate, sono belli ampi. Così, e cadono giù fino alla caviglia. Non è lunghissima, rimane leggermente acqua in casa, ecco. Bellissima, questa tuta l'ho portata tantissimo, sia durante il giorno con scarpe da ginnastica, con sandalini bassi, anche di sera con una scarpa leggermente più elegante, con un pochino magari di tacco. L'ho utilizzata tanto anche perché, nonostante abbia il pantalone lungo, essendo così largo, è bello fresco. Questa mi è piaciuta tantissimo, ve lo dico, è di una marca che si chiama Souvenir. Questa è la prima. Vi faccio vedere l'altra, la metto sopra qua così si riesce a vedere meglio. Anche questa mi è piaciuta tantissimo, anche questa è stato un acquisto all'inizio dell'estate. Eccola qua. Questa tuta ha la parte superiore tutta nera, con un bello scollo a V, dietro la cerniera, si chiude così. Ecco. Sopra è semplicissima, nera, molto morbida, anche qui è un tessuto leggero. Ha in vita questa cintura molto colorata di Grosgrain e il pantalone così. È difficilissimo fare vedere i capi d'abbigliamento. Un pantalone così con tutti questi colori sul giallo, sul senape, panna, nero. Anche questi scendono giù. Questa rimane un pochino più stretta rispetto a quella qua. È il classico pantalone con dietro la taschina. Forse se la tolgo da qua è meglio. Con dietro taschine che sono cucite, però no, non sono cucite in realtà. Sì, sono cucite. Così. Sembra proprio un classico pantalone con un po' di pants, con le tasche, chiaramente. E io questa l'ho adorata, l'ho utilizzata tutta l'estate, soprattutto la sera, e mi è piaciuta tantissimo. Sarà che mi piacciono tantissimo, mi aveva colpito soprattutto per i colori. Mi è piaciuta veramente tanto. Quindi tuta, sono nel periodo delle tute. Un altro capo che ho acquistato ai saldi, che ve lo volevo così giusto far vedere un attimo, è stato un top che ho preso in Intimissimi, quando, proprio all'inizio dei saldi, anche perché sono tornata la settimana dopo, perché ho visto che c'era anche in altri colori, e non ne avevano più, è andato a ruba. È un top che ho portato tantissimo durante le sere dell'estate con i jeans. Color corallo, bellissimo il colore, questo. Tutto di questa stoffa glitter, un po' glitterata. Se mi avvicino faccio vedere meglio. Con queste balze, queste gale, è un amore indosso. Con il jeans sotto, un sandalino, una pochette, l'ho sfruttato veramente tanto. E c'era color corallo, azzurro e color rosa cipria, che anche quello era molto bello. E questo è di Intimissimi. E anche questo l'ho usato tantissimo. Ah, mi sono dimenticata di dire che la tuta, questa è di Vicolo, un brand che ormai sento nominare spessissimo, che fa effettivamente delle cose veramente carine. Anche un abito ho acquistato quest'estate di Vicolo, bellissimo. Me lo faccio vedere, se mai ve lo faccio vedere in un altro video, perché comunque l'ho sfruttato meno perché è un abito lungo e sinceramente ho utilizzato un pochino meno. La borsa dell'estate è sicuramente, come molte di voi avranno visto su Snapchat o su
Instagram. A proposito, vi metto poi tutti i riferimenti Instagram e Snapchat qui sotto. È stata questa borsa che ho acquistato sul sito di Glitter Room, questa con le stelle e le frange. Una borsa che mi è piaciuta tantissimo, la trovo spiritosa, carina, funzionale comunque perché è enorme, ci sta un sacco di roba dentro. Con tutte le stelline così, con i jeans anche in questa portata un po' sportiva, mi è piaciuta e l'ho usata veramente, veramente tanto. È un color beige, io l'ho abbinato sempre su tutto senza problemi. Quindi la borsa dell'estate è stata questa. Poi, preferiti cibo. Senza dubbio, due prodotti su tutti, sono due prodotti di una ditta, della stessa ditta, che comunque non mi paga per parlarne, volevo specificarlo, sono due prodotti della Fiorentini. Sono in questo caso delle gallette che ho finito, ora devo andare ad acquistare, che io adoro, che ho usato tutta l'estate come colazione. Sono delle gallette di riso ricoperte di yogurt. In questo caso ai mirtilli esiste anche la variante all'arancia. Comunque queste mirtilli sono le mie preferite, sono buonissime. Cioè non riesco proprio. Poi durante tutta l'estate l'ho tenuto in frigo perché tenendole fuori al frigo lo yogurt sopra diventava un po' morbidino. Invece tenendole in frigo croccantissimo, questo strato sopra di yogurt, mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarle, a nominarle. La mattina gallette e cappuccino, quindi questa è stata la mia colazione di tutta l'estate. Se avete occasione di provarle, provatele, perché esistono anche quelle col cioccolato, ma io non sono tanto per cioccolato, poi la mattina a colazione non è che mi faccia impazzire. Queste con lo yogurt, buonissime, toppissime, cioè proprio il mio prodotto. In assoluto, se dovessi dire la cosa preferita di tutta l'estate, sono state queste gallette. Sempre della Fiorentini, gallette invece in questo senso, in questo caso salate, sono queste, oh, non si legge il brand, la marca, che si chiamano sì e no, sono gallette di mais, direte gallette di mais, no, non sono come le classiche gallette di mais che sono un po' cartonate, queste sono fatte così a triangolino e sono croccantissime, sembrano patatine, buonissime, peraltro sono senza glutine, senza lievito. E non sono fritte, quindi sono biologiche. Infatti qui dice ideale da gustare in croccanti momenti di pausa senza sensi di colpa. Io ne mangio un pacchetto ogni 2 giorni, un giorno sì, un giorno no. Se mi impegno anche un pacchetto al giorno. Io da sempre adoro le gallette di mais rispetto a quelle di riso perché mi piace proprio il sapore del mais e queste sono senza dubbio le mie preferite. Quindi, se vi capita, io le acquisto da Esselunga, mentre queste qua non riesco a trovarle, Esselunga non le tiene. E queste le trovo invece dal Carrefour, nel reparto, quello biologico, dove ci sono anche le cose senza glutine. Quindi, questi sono i miei prodotti per l'estate. Poi, che devo dire? Niente, così fuori lista, vi volevo dire che io non sono una molto tecnologica. E quindi non me ne intendo, non sono bravissima. E io ho come telefonino l'iPhone che chi ce l'ha lo sa, a metà pomeriggio la batteria è a terra. Quindi anche durante le ferie non riuscivo mai a fare fotografie perché comunque se come me usate Snapchat dopo 3 snap è già la batteria scarica. Mio marito mi ha preso una batteria di ricarica per l'iPhone che per me è stata una rivelazione. È questa così a cui, cioè, che io ho messo al cellulare, non sono di quelle portatili, ma sono proprio come se fosse una custodia del cellulare, come se fosse una cover, ecco, non mi veniva la parola. Di questa marca che si chiama Moco, non so dove l'ha presa su internet, quindi penso su Amazon, non lo so. Ed è spettacolare perché questa, quando il telefonino si sta scaricando, basta cliccare questo pulsantino qua e mi ricarica completamente nel giro di mezz'ora il cellulare e in un giorno, cioè lasciando solamente questa, riesco a fare 3 cariche complete.
Cioè, io, per me è una cosa eccezionale, no? Magari molti di voi lo conosceranno, molti di voi lo utilizzeranno, ma io che sono un pochino così lontana dal mondo della tecnologia, per me è stata una cosa bellissima. Quindi durante tutta l'estate poi sono stata felicissima perché avevo il mio cellulare tutto il giorno con me senza problemi, perché anche quando vado al mare magari ascolto la musica se riesco con la leva, perché la maggior parte delle volte no, però faccio fotografie, faccio tante fotografie anche alla bimba e il cellulare si scarica sempre in un baleno. Sono stata troppo contenta di questa cosa, quindi vi faccio rivedere il brand che io non conosco, non so se qualcuno di voi magari è interessato e vi può servire una cosa del genere, lo faccio rivedere. Nel frattempo si è asciutto l'ombretto, ve lo volevo far vedere, cioè non si muove più, è uno spettacolo. Io devo andare, quando avrò occasione di tornare da Wacom, voglio provare a cercare altri colori. Ragazze, 21 minuti, tantissimo, volevo fare un video più corto, scusate, vi mando un bacio, prometto, ma le promesse non si fanno promesse, tornerò con un video il prima possibile, vi mando un bacio, grazie per avermi seguito, se vi va, vi aspetto al prossimo video, ciao ragazze!